Un anno impegnativo che ha visto la Polizia di Stato far fronte con il massimo sforzo alle nuove sfide derivanti dall'ondata pandemica. Questa è la premessa del bilancio 2021 della Questura di Lucca, tracciato dal questore Alessandra Faranda Cordella. I dati parlano di 108 arresti, 929 denunciati e 169 fogli di via obbligatori. È una situazione complessiva di contenimento dei reati sul nostro territorio. Sicuramente i numeri di cui parliamo sono diversi rispetto a quelli del 2020, che è stato un periodo anche in cui le persone sono state in casa e quindi i reati sono necessariamente diminuiti. Ma confrontato sia il numero dei reati che i risultati, possiamo dire che c'è stato un miglioramento rispetto agli anni precedenti. Nell'ambito dell'ordine pubblico, nel 2021 la Questura è stata chiamata a gestire il nuovo fenomeno delle manifestazioni No Vax e No Green Pass e lo ha fatto, ha spiegato il Questore, seguendo una precisa direzione. L'unico criterio che abbiamo seguito è stato quello della Costituzione, il diritto a manifestare previsto dall'articolo 21. E noi l'abbiamo consentito, come è giusto che fosse, cercando di contemperarlo con tutti gli altri diritti costituzionalmente garantiti che sono stati assicurati ai cittadini che non manifestavano. Altro nuovo compito al quale è chiamata la Questura è quello dei controlli sul Green Pass rafforzato. Che situazione sta emergendo? Ma io trovo che ci sia un sostanziale rispetto delle regole. Abbiamo molte persone sul territorio, controlliamo con grande attenzione, così come controlliamo gli esercizi pubblici, alcuni di questi sono stati sanzionati, ma credo sempre con grande equilibrio e con capacità di comprendere che l'economia deve riprendere. Nell'ambito della logistica della Questura, il Questore ha inoltre presentato il nuovo ufficio denunce, ricavato in quello che era l'ufficio passaporti. Vi si accede tramite un ingresso interno ed evita che i cittadini debbano attraversare altri ambienti dell'edificio.